Ben Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Baluca Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. Allora ragazzi, siamo tornati dalla nostra Sibilla perché dopo aver trascorso un po' di tempo con le ragazze era il caso di tornare da lei. Come potete vedere il piccolo Max non c'è perché? Perché sta a casa con il padre ovviamente. E quindi, da oggi, la nostra ha eh, fra virgolette il giorno libero. Quindi, Tesoro, scusami un attimo, ma qua tu hai fatto tutto, no? Super vendita, vai! E quindi si sta dedicando un po' al giardino, si sta dedicando, ecco, a magari raccogliere, ecco, alle api, per esempio, indossa tutta da apicoltore e applica la terapia antiacari Mi raccomando. Forza, fa faccio vedere tesoro. Mamma mia, guardate che meraviglia! E, e quindi sì. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla. Non ne capitano molte di giornate tranquille in casa Cooper. Quindi è proprio il caso, come dire, ragazzi, di apprezzare. Allora, raccogli il miele, tesoro. Oh, vai così! Che meraviglia, vai così! Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, rimuovi la tuta. Oh, sono irritate, miele vuota, livello di attività inerte. Bene, lasciamole stare. Perché, ragazzi, oggi eh, ho in mente qualcosa per la nostra sibilla. Che deve comunque lavorare, va al lavoro fra un paio di giorni. E prima dovrà... Um, ecco. Grande. Ma sì, fallo grande tesoro. Come potete vedere, infatti, la stanza del piccolo Max è vuota. Perché sì, il piccolo Max, sappiamo ogni tanto torna a casa da suo padre quando Max Senior diciamo non è impegnato con il lavoro non è troppo impegnato con il lavoro perché è sempre impegnato con il lavoro ragazzi quando non lo è troppo però insomma no? e oggi dicevo ho in mente delle cosine da fare perché come potete vedere tra poco si cena la nostra vuole dedicarsi un po' alla pittura e vuole invitare a cena delle persone. Perché sì, diciamo che um, ogni tanto soprattutto magari quando il piccolo Max non c'è, uh, ha piacere comunque di dedicare un po' di tempo a se stessa, agli amici, e quindi, um, e anche alla famiglia, ragazzi, ovvio. E quindi dopo aver dipinto. Vedete, appena iniziato tra pochissimo, perché sappiamo che sim, ragazzi, prima che si organizzano, preparano la cena, arrivano, si mettono a tavola, è una tragedia. Quindi, terminato questo dipinto inviterà i suoi ospiti. Così, ragazzi, non appena terminato il quadro, e guardate che meraviglia! È veramente bello. La nostra eccola qui pronta a cucinare. Ma perché qua? Perché qui nell'angolino? Ragazzi, vi giuro, cioè, guarda, ha tutto sto spazio deve cucinare qua, mm, sono proprio cose mistiche. Ehm, dicevo la nostra, uh, raggiunto il livello 7 di alta cucina, ora Sibilla può a preparare i tortellini alla ragosta e la ragosta alla termidoro. Brava, tesoro. Prepara gli gnocchi, ragazzi, e sta per invitare qualcuno a cena. Come potete vedere siamo in orario, quindi dai, tesoro, su. Possiamo farcela, per una volta magari riuscite a cenare in un orario decente Guardate la classe ragazzi, mamma mia, che armonia Vai così tesoro, mamma mia, sti passaggi <ride> Ma come la chiamano? Vai così tesoro E tra poco ragazzi ho creato un club Per l'occasione che ho chiamato Ceniamo Insieme All'interno del club, come potete vedere, abbiamo... Anthony, Sibilla, ovviamente Priscilla, Lucilla e Mirtilla perché questo? Magari lo mettiamo qua perché la nostra ragazzi è con loro che vuole trascorrere un po' di tempo quindi inizia subito il raduno. E attendiamo gli ospiti. Ovviamente, immaginiamo che lei li le abbia già chiamati ragazzi prima quindi mm, del tè freddo. Rifornisci il vassoio va bene. Si sta proprio dando la pazza gioia, vai così. Lei ama fare le cose in grande, ragazzi. Io me la immagino. Um, comunque le sue figlie non vivono più con lei. E quindi, ragazzi, uh, obiettivamente. Sente proprio il bisogno spesso di um, organizzare queste cenette, di dedicare un po' di tempo, ecco. Alla sua famiglia, allora ce l'abbiamo fatta? Perfetto. Adesso fermi tutti perché sblocchiamo e vai qui insieme, ovviamente. Diciamo che um, le sue figlie. Trascorrono un po' di tempo anche quello insieme a quello che è il suo compagno. Anche perché, ragazzi, c'è un po' di maretta comunque. Abbiamo visto. Non è che va proprio tutto, tutto liscio per le no. Questa è flirtante, è appena arrivata, ragazzi, è appena arrivata, è già flirtante, e, mh, non va proprio tutto liscio nella vita delle piccole cooper, chiamiamole così. E quindi ogni tanto la nostra ha proprio tanto piacere nel, eh, nell'organizzare queste serate. Quindi abbraccia anche. E eh, le abbraccia tutti ovviamente. Ecco, tu stai col plumbo girato. Che è successo? E poi eccola là, là. Che è successo? Ma che cosa? Fermi tutti, fermi. Ma che scambia il numero di telefono? Dovresti da quel dico conoscere il suo numero. Ragazzi, non ho parole quando fanno così. Allora dunque fermi. Che cosa è accaduto? Non capisco cosa c'hai che non va. Discuti dell'umore stressato, beh, ragazzi, è un medico. E quindi, mamma, allora cosa hai preparato di buono? Mamma, ma mi sa che c'è qualcosa che non va con Anthony. Hai cambiato ancora il mobilio, dovreste vedere il mio, ho un mobilio fantastico. Sì, tesoro, vabbè. Tesoro, benvenuta. Ecco, vedete il medico che si lava le mani. Bravo! Bravo, caro. Per favore, discuti dell'umore stressato. Dopodiché salutalo, ovviamente. Magari gli accarezzi la guancia. Eccoli, che dolci ragazzi. Ora lui sta col plumbob un po' aggirato, però non so per quale motivo, però mi piace tantissimo come sim. E quindi una volta che tesoro, insomma, può succedere di avere la giornata un po' storta. Sì, guarda, ci sono le infermiere, a volte mi fanno uscire pazzo, ma perché che l'hanno fatto? Vabbè, lasciamo stare. E quindi, forza su. Stai tranquillo, ora godiamoci la nostra serata, va bene? Sì, certo, scusate ragazze, immaginiamo Perciò prendi una porzione insieme Beh, in compenso guadagni molti soldi, no? Ecco, eh, tesoro, non andiamo sempre su questi argomenti, per favore E come potete vedere la nostra non si ingozza più Non è una novità meravigliosa, ragazzi? Per lei e come se lo è E la nostra ovviamente è, giustamente ragazzi... Chiede no? alle sue figlie un po', no? Eh, magari parte sempre con cose molto soft, secondo me, perché, ripeto, c'è eh, molta amaretta comunque nella vita delle sue figlie, lei ne è consapevole. Quindi chiederà a tutte e tre della loro giornata, eh, della carriera. Uè, a lei sì, anche della carriera, ragazzi, perché comunque, magari immaginiamo l'abbia informata comunque di quella... Della sua scelta di buttarsi in una nuova carriera Ovviamente chiederà anche a lui come è andata la giornata Perché vuole un po' indagare ragazzi Cioè lei si sì sa quali sono i problemi principali delle sue figlie Fondamentalmente Però Allora tesoro Parliamo ragazzi Com'è andata la vostra giornata? Certo non c'era il sole però La mia è stata più che buona Anzi devo darvi una fantastica notizia Uh, anche la mia è andata molto bene. Beh, la mia, a parte è un paziente che vuole continuare a ingozzarsi di cupcake nonostante gli abbia spiegato 54.000 volte che, ha la, che soffre di diabete, eh, non ne vuole sentire. Eh, ma sai, quando si avvicina all'età, problemi di prostata, problemi di diabete, uno non vuole accettarlo, eh, certo, mi sembra giusto. E quindi lei. Um, chiederà, beh oddio non bisogna proprio no, um, essere persone di mondo per capire che se non puoi mangiare zuccheri non è il caso, va bene ora non parliamo di queste bidonate insomma, tesoro la carriera, era questa la novità giusto? Sì volevo dirvi che per me la musica è cambiata, eh quindi? In che senso tesoro la musica è cambiata? Eh cioè um, tutto qui? Um, beh, hai aspettato questa cena per dircelo Sì, volevo dirvi che ho avviato la mia mh, società Certo, proprio Online con il computer Beh, spero tu non perderai tempo a prendere le mosche, sappiamo come sei fatta Eh, caralli, me l'avete già fatta girare, vi prego Non state sempre a discutere ah. Comunque questa cena è veramente fantastica, lui capisce che Ecco <ride> la, insomma, come dire um, Mirtilla già si è fatta girare, ragazzi, e cerca in qualche modo di salvare la serata che è appena iniziata, quindi se già va salvata, immagina immaginate come stiamo. Mamma, hai fatto anche il dolce per caso? No, veramente, il dolce no, ma quanti cacchi, voglio dire. No, sai, perché io sto cercando di eh, restare leggera, ehm e quindi evito cibi sai un po' pesanti tipo tra mezzi nel formaggio grigliato ecco non fate ste cose davanti alle tue figlie però tesoro non mi prendere queste iniziative per piacere queste cose come dire tenetevele per dopo ecco lei in modo molto amichevole ragazzi ehm, secondo me indagherà un pochino come vi dicevo prima perché c'è una cosa in particolare che vuole chiedere a lei ha saputo ovviamente che ehm, Daniela si è trasferita, perché immaginiamo che nel frattempo ovviamente Daniela si è trasferita e quindi non trovo proprio l'opzione quella che volevo, però immaginiamo che farà una conversazione profonda. Ho letto quel, quel libro di poesie, bellissimo caro, poi più tardi vorrei, vorrei parlartene. Certo va bene, ok. Ehm... Tesoro? Invece tu, <ride> insomma... Non sa so mai come affrontare l'argomento, ragazzi, perché. Insomma, non ci vuole, non bisogna essere una donna di mondo per capire che a volte la presenza della sua cera può essere ingombrante? Beh sì, ma secondo me è molto ingombrante, guarda! Non hai idea, capisci? Cioè, ti rendi conto che Wolfgang vuole ancora stare lì a perdere tempo, eh? Proprio a perdere tempo per prendere mosche? Nonostante le giornate di pioggia, ragazze, imparate che un uomo pulito, no? È il caso di averlo accanto, ma quello non vuole impegnarsi, neanche di matrimonio vuole sentir parlare Figuriamoci, guarda, non... non è una tragedia Beh, sai, io... ecco là là Io di uomini me ne intendo, quindi... Con un po' di dolcezza, magari potreste anche riuscire a conquistarlo, vabbè, ok. Notare, ragazzi: l'unica <ride> che si sta dando da fare, vabbè. Eh, per rapire il cuore di un uomo, del resto. Che cosa cappero state facendo voi due? Bisogna... Ragazzi ma stiamo scherzando? Non contano solo i soldi Bello non provarci perché ti arriva una capocciata Sul setto nasale proprio diretto Senza neanche passare da via come al Monopoli Allora dunque Per piacere Direi che uh, Potresti Bere qualcosa Magari Allora ah, anzitutto Fanti fammi un piacere Che è qua No, non farti prendere dalla... Giro... Ti prego, stava scherzando ovviamente, era una battuta. Era una battuta, non farti girare il plumbob, ti prego. Eh? Sai, gli uomini, io ho una certa età, gli uomini vanno presi con gentilezza, capite, ragazze? Eh certo, ma stai attento a te perché veramente è veramente capocciata subito, subito, eh? Ehm... Sì, a dire a quello, c'è tamburi nel cervello, per effetti, tesoro. Sì, sai, dipende dalla musica che tira, capisci? Eh? Magari potresti andare a fare un bel viaggio per convincerlo? Ma certo, eh? Devi cercare di portare un po' di sole nel vostro rapporto. Va bene, ok. Allora, senti tesoro, fai una cosa, sediti insieme. Ma è un ragazzo pulito, è questo che mi fa tanto arrabbiare. Magari prepara una bella cenetta che non sia cibo spazzatura e cerca di coinvolgerlo. Insomma, si sì, guarda, è come un disco rotto, non ne vuole proprio sentir parlare. Ecco le belle conversazioni. Fai una conversazione profonda con tutte loro. Oh eccolo qua, chi ha dei, dei progetti futuri, in particolare a lei. Wow. Togliamo la maschera. Dunque, eh sì, guarda, è proprio un'immondizia, non vuole neanche portarla fuori del resto. Eh sì, magari ecco, dicevo, non il cibo spazzatura, quindi evita magari tra tramezzini al formaggio grigliato, fai una prepara una cena un po' più impegnativa, ma vabbè, lo dici te. Eh, Oppure, sapete, anche un bel videogioco a volte uno bisogna distrarsi. Beh, sapete, non bisogna fare troppe previsioni per il futuro, perché poi si rimane scottati. Oh mamma, ti prego, non fare questi discorsi. Sai che non amo perdere tempo a prendere mosche, ma da quando? Che tu hai trascorso tutta la tua vita così? Ah, guarda, spero che la musica cambierà prima o poi. Va bene, ok, tua figlia ha detto qualcosa di. Spero vorrà trasferirsi, ma certo vedrai che si trasferirà. Comunque nella mia vita ci sono solo giornate di pioggia, ora che è arrivata mia suocera, posso dirlo? Perché davanti ad Alessandro non posso mai dirlo, quindi ora che sono sola posso dirlo? Eh certo tesoro. Beh, se mia suocera venisse a venire a casa mia, anche per me ci sarebbero solo giornate di pioggia, bene ok, interessante. Eh sì tesoro, capisci però che gli alberghini sono una famiglia benestante, eh, quindi purtroppo per loro ruota tutto intorno al denaro, eh sì. Eh, che devi fare? La tragedia ehm, La vita non è un videogioco Chi se ne frega di quanti soldi hanno Sono d'accordo tesoro, però Ma cosa dite? I soldi fanno come la felicità? Ve lo dice un'esperta Vabbè, ok Beh, o con la pioggia o con il sole Bisogna vivere la propria vita eh, come come com è meglio per te, capisci? Eh? Guarda da quando si è trasferita qui mi sta facendo veramente impazzire. Quindi non venirmi a dire che tu ne capisci di uomini, perché ne capirei di uomini, ma non di suocere, capito? Va bene, ok? Abbiamo capito, ragazzi. Beh, ah, comunque, dicevi della tua attività online, eh? Non si può cucinare cibo spazzatura perché ha sempre da ridire, eh? E non che io voglia mangiarlo perché sapete che ora sono attentissima, ah! Che giornate di pioggia nelle nostre vite. Ragazze, non ci sono solo giornate di pioggia. Vabbè, insomma, sta casa, ragazzi, sappiamo sempre che è un disastro sta famiglia. Quindi, pensavo, potreste guardarvi un film. Magari... Mm -mm 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 -mm. Oh, ecco, allora, uno che fa parte proprio... Ecco, la catastrofe. <ride> Perché in questa famiglia ci sono spesso catastrofi, quindi... Oh tutti davanti alla tv a guardare un bel film. Che è luna di notte è proprio l'orario adatto a guardare un film, ragazzi, che ve lo dica fare, oh questo film ne ho sentito parlare molto bene. So che è divertente. Sì, ma sedetevi, sedetevi, Sibilla tesoro, niente, siediti Sibilla tesoro. No, eh. Niente, sono tutti catturati dal film. Bisogna essere decisi nella vita come il protagonista. Vedi che bella idea che mi ha dato questo film. Tesoro, non farti venire in mente troppe idee perché te sei una tipo pericolosa. <ride> certo, tu le tue idee del cavolo. Bene, ok, lasciamo stare ragazze, vi prego. Non eh, litigate, insomma. Però che bella famiglia, ragazzi, mi piacciono tanto. Tesoro, se lo ribecco a fare quello che ha fatto, ti giuro che gli do fuoco, non preoccuparti. Con la lavatrice. Davvero mi faresti una cosa del genere? Sì, te la farei davvero, quindi stai attento perché ti tengo d'occhio, bello. Eh. E quindi sì, ragazzi, silenzio, dai, non litigate. Come potete notare, insomma, in questa famiglia c'è sempre un caos fondamentalmente tesoro potresti spostarti non riesco a vedere ma dai quello non ha pagato le bollette io con uno del genere ver userei veramente la bambola voodoo va bene ragazzi state calmi oh uno che si siede piuttosto tesoro vogliamo parlare mh, parlavamo di non perdere tempo a prendere mosche quando potrai avere un cassettone qui a casa tua <ride> non è bello questo film certo ecco brava cambia argomento che è l'ideale ok basta con i film basta e io terminerei il raduno, ragazzi, terminerei il raduno, però farei anche un'altra cosa a questo punto. Rimuoverei questo, lascerei soltanto ragazzi insieme, immaginiamo ecco così, perché è proprio no, per, ovviamente è sempre qua. Per la nostra coppia, perché ora lei termina il raduno, ma lo inizia da sola con lui. Perché immaginiamo che le figlie dicano: Vabbè, eh, si è fatta una certa, eh. spero, diciate si è fatta una certa, ok? Bye bye, ragazze. Quindi <coughs> spegni, per favore, e lei si siederà qui, siediti, tesoro. Si, mandatevene, però, ragazze! Ciao! Lei si sederà qui per chiacchierare un po' con lui perché secondo me comunque lei tende a sfogarsi spesso con lui per tutte le mh, strambe vicende che capitano a casa sua. Però ragazzi sono una bellissima coppia. Se si azzarda a rifare quello che ha fatto prima io veramente lo decapito. Però a parte questo. Sono una bellissima coppia, mi piacciono veramente tanto. Queste ancora qua stanno, vabbè. E, mh, e quindi sì, magari però spostiamoci perché effettivamente ci sono loro ecco qui sedetevi qui sediti insieme sempre che consenti l'accesso al club insieme quindi sediti insieme Ovviamente i nostri restano soli E lei, dicevo poco fa um, Lo inviterà a restare per la notte Allora, cuore mio, che dici? Rimani a dormire qui stanotte? Perché loro ragazzi, sì, fanno così fondamentalmente, no? Um, cioè, a volte lei va a dormire da lui Altre volte lui viene a dormire da lei Però è questo, ragazzi, niente di più Mm, vedi, le tue figlie stanno tutte scrivendo un nuovo capitolo della loro vita, quindi devi portare pazienza. Tu sei un uomo così buono e comprensivo. Ma sì, e poi vedi, queste cene secondo me sono proprio l'ideale, anche perché poi mi permettono di poter dormire qui con te, avere del tempo tutto per noi. Oh, sì, adoro questa musica. Va bene, ok, ehm. Mm, e quindi, sì, lei, comunque, ragazzi, tende, dicevo, a parlare con lui, a sfogarsi con lui. Però, eh, vuole un attimino capire perché... Si, sei distrutto, l'abbiamo capito. Perché era così nervoso. Non è stata una giornata di sole per te oggi, caro? No, non è questo, è che sai, il traffico... Ci si mette un po' tutto, ma quale traffico? Vabbè. Ehm... Sai, a volte tendo a perdere la calma, però mi dispiace, spero di non averti rovinato la serata, ma no, figurati, per quanto riguarda, insomma, il cassettone, sai, non ci vuole la, una scienza per capire che non sono pronta per un passo del genere, capisci? Cioè, non è la morte di nessuno, vero? E lui, no, certo, va bene, lo, lo capisco, però, insomma, sai che non voglio perdere tempo a prendere mosche e vorrei, come dire... Fare altro con te non soltanto. Oddio beh, c'è ancora sta foto obiettivamente. Però, ragazzi, oh, eh, comunque sono stati felici insieme. Le foto non si tolgono. Um, cioè, stai dicendo lui non è che io voglio soltanto vederti. O oh, per queste cene o oh, per quando magari ci organizziamo, che ne so, andiamo insieme a una partita di baseball. Perché magari io immagino loro abbiano molte. Molti interessi in comune. Quindi lui intanto si sdraia, ragazzi, perché obiettivamente è un medico e quindi è. A dir poco distrutto, guardate che Pigiamino, vai così caro, buonanotte. Mentre la nostra, ecco, il fisico non è più quello di un tempo, quindi vai tesoro. Eh, e quindi sì, ragazzi, io uh, dicevo, l'immagino li nel senso che lui vorrebbe qualcosa di più, lui vorrebbe convivere, però. Sibilla ragazzi è rimasta molto molto scottata Dalla storia di Arun, dalla storia di Beran, da tutto il casotto E quindi non ci pensa proprio Non è perché non si fida, oddio dopo quello che ha visto stasera forse pure quello No, non è questo, però ragazzi Ha un'età, cioè non, non sente il bisogno in questo momento di, di convivere E il fatto è che non sa nemmeno se lo sentirà mai questo bisogno Vai qui tesoro e sveglialo. Anzi, non lo svegliare. Abiti. Cambia abito. Magari indossa prima il pigiamino. Eh, perché insomma voglio dire, eh, dovrai cambiarti per metterti a dormire sempre se sto coso decide di caricarli i vestiti, ragazzi. Perché certe volte ci mette obiettivamente 54.000 secoli. Ecco questo. <ride> Scusate ragazzi. <coughs> ma come potete sentire dalla mia voce, non sto ancora bene. Oh, well. Tesoro? Ecco, sì, buongiorno. E eh, quindi, sì, buongiorno davvero perché. Ma che cappero stai facendo? Ragazzi, non ho parole. Ehm, chiedi di diventare il fidanzato. Eh, perché loro sì, non hanno neanche ancora. cioè. Non è che sono una coppia, loro si frequentano, quindi lei neanche questo passo, ragazzi, ha ancora voluto fare. Sì, però. Eh, ti devi alzare, non so come dirtelo. Beh, sei rimasto qui a casa? Sei troppo stanco? Per dedicarci del tempo? Eh sì, mm, no, tesoro, figuriamoci. rosa mia, E lui ma figurati, tesoro se sono stanco. E che sai, non voglio discutere con te, non voglio che scoppi una guerra. So che tu non sei pronta per farmi vivere qui con te. E lei, ovviamente, ragazzi, cercherà di. Va bene, baciamoci adesso. Non pensiamoci, è certo, cercherà di. ecco come dire no? Ehm, cambiare argomento. Dopodiché, ovviamente, ragazzi, farà un massaggio perché l'ha visto particolarmente teso. Sussurrerà un po' di smancerie E alla fine Come è giusto che sia Farà fichi fichi Con il suo Anthony Che se si azzarda davvero di nuovo A comportarsi come si è comportato Prima a tavola Io giuro che lo accoppo Ragazzi proprio lo anniento Lo, lo estirpo dal gioco Non so cos'altro dire ecco Perché guai a te Che carini ragazzi, sono così adorabili. Ma insomma io e te, e io sì, io mamma e te, tu dammi c'è una mossa qua. E, e quindi sì, cioè nel senso lasciamo i nostri alla loro privacy, giustamente. E quindi sì ragazzi, comunque eh, fatemi sapere cosa ne pensate di questa decisione momentanea di Sibilla, perché sarà momentanea secondo voi o sarà definitiva, di non voler andare a convivere con Anthony. Secondo voi fa bene Sibilla oppure no? Oppure dovrebbe andare a convivere con lui? Fatemi sapere cosa ne pensate perché sono curiosa. E quindi ragazzi, mentre il nostro Anthony è qui, che sogna, chissà cosa sogna, spero per lui cose belle perché se no giuro che... Vabbè, avete capito? La nostra è qui, che ormai sappiamo che lei è un elander, quindi l'energia prima che la perde, addio, che si dedica alla sua pittura. E direi che con la nostra sibilla, che è qui intenta a dipingere. Noi ragazzi possiamo fermarci qua per questo episodio. Fatemi sapere veramente cosa ne pensate di Anthony, della situazione con Sibilla, se vi piace l'idea che ogni tanto Sibilla organizzi queste cene in famiglia, io lo, le trovo molto carine, peccato perché manca Domitilla ovviamente ragazzi, però sappiamo perfettamente che insomma non sta proprio soffrendo, eh. devo dire la verità, quindi sta messa bene, sta messa bene. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, i link al canale dei miei amici youtuber che fanno... Fermi, ma... Vedete, è fissata, ve l'ho detto che ora va a correre tutti i giorni. Peggio della madre. Um, dicevo, il canale, il link al canale dei miei amici youtuber che fanno Gameplay Ma Cinema con i Sims 4 e gameplay con la ps 4PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali, ragazzi. Iscrivetevi. Ecco, costringe pure Alessandro ad andare a correre. <ride> Vabbè, ragazzi. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Perché solo in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video. Dai, questi litigano vi arriverà una notifica eh, e non rischiate di perdere i contenuti che portiamo nei nostri canali quindi mi raccomando campanelle sempre attive detto questo ragazzi fatemi sapere per il prossimo episodio da quale cooper volete andare e io vi mando un abbraccio grande mi scuso ancora per la voce sul, sul simmers e non